Ciao a tutti da Gioia Emilia Romagna, 88esimo TG su suolo pubblico. Allora, prima di trattare l'argomento di oggi, vi voglio far vedere le nuove maglie di Gioia Emilia Romagna, mercati ambulanti, tradizione italiana. I piccoli negozi sono l'anima del commercio e il mio slogan preferito, il piccolo commercio è il cuore della nostra amata Italia. Ecco le nuove maglie di Gioia Emilia Romagna e ringrazio tantissimo, naturalmente, Damiano Saulig, che è colui che mi stampa le maglie e che ci mette molto del suo per sviluppare le idee che mi passano per la testa. Quindi grazie Damiano Saulig. Oggi parliamo del mercato del venerdì di Cesenatico e la lettera che noi ambulanti del mercato di Cesenatico abbiamo scritto al sindaco Matteo Gozzoli e la protocolleremo quando riusciamo a raccogliere anche il resto delle firme degli ambulanti. Nel frattempo, un po' le abbiamo raccolte e nel giro di una settimana, 10 giorni, raccoglieremo anche le altre firme e poi la lettera verrà protocollata in comune. E adesso ve la leggo. All'attenzione del sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli. Noi ambulanti del mercato di Cesenatico seguiranno in calce le firme degli ambulanti richiedenti. I mercati della nostra città sono una risorsa per la nostra città, perché la piazza è un luogo di vita, di incontro, di socializzazione. Sono una risorsa per chi ci lavora, gli ambulanti, perché ne traggono il reddito per le proprie famiglie. Sono una risorsa per le amministrazioni, perché le stesse hanno un ricavo dalle tasse che pagano gli ambulanti. Per questo non si può pensare a una città senza mercato. Per questo va tutelato. Abbiamo il mercato grande del venerdì mattina tutto l'anno. In estate tale mercato accoglie anche più operatori, perché l'area turistica di Cesenatico ne possa avere un beneficio anche per chi viene in vacanza. Gli stessi albergatori di Cesenatico hanno riscontrato che sono una risorsa, in quanto i clienti, appena arrivati in albergo, chiedono spesso e volentieri i luoghi dei mercati. In estate, anche per questo, si svolgono dei mercatini rionali turistici la mattina o la sera, in zone diverse della città: Villa Marina, Valverde, in centro, in via Cesare Abba, ponente di Cesenatico. Abbiamo il mercato grande del venerdì mattina di Cesenatico che avrebbe bisogno di un'asfaltatura. L'asfalto in tutta l'area mercatale riversa in condizioni pessime dovute agli anni che il manto stradale di tale area è stato trascurato. Questo crea disagio sia agli ambulanti che ai clienti. È capitato anche che gente abbia inciampato o messo il piede in crepe con rischio di farsi male. In molti punti, quando piove il giorno prima, l'acqua stagna, causa le buche che con il tempo si sono create. Ma anche le fogne fanno la loro parte, si riempiono di foglie perché manca manutenzione. Si vengono a creare così vere e proprie pozze d'acqua che occupano anche i posteggi interi. Gli stessi operatori fanno fatica a lavorare in tali condizioni, ma lo stesso disagio è anche per il cliente stesso che vuole comprare. Siamo venuti a conoscenza che l'asfaltatura e la pulizia delle feritoie sono già in programma, quindi attendiamo con ansia e intanto ringraziamo. Durante il periodo estivo, l'afflusso maggiore di turismo nel mercato del venerdì mattina manca di segnaletica verticale per il divieto di parcheggio delle macchine, quindi si richiedono più segnaletiche verticali ben visibili. Si chiede anche di controllare nei mercatini rionali tali segnaletiche se sono sufficienti e ben visibili. In tal caso, provvedere. Tornando al venerdì mattina e dalla segnaletica verticale, specialmente in via Sozzi, si chiedono più cartelli di divieto di parcheggio per i pullman, che è stato un problema grave che si riscontra da anni. In questi anni abbiamo trovato parcheggiati anche a volte 3 pullman. Questo crea un grave disagio a tutta l'area mercatale, perché gli operatori commerciali, se si trovano nel loro posto occupato da un pullman, sono costretti a spostarsi. Un pullman occupa fino a 4 posti mercati, creando molto disagio, perché si è impossibilitati alla rimozione. Quindi, oltre all'operatore stesso, che tale mattina deve con i vigili trovare una soluzione per poter aprire il banco,
Parliamo poi del pullman stesso, che se ha in previsione la partenza in tale mattinata, e questo è già capitato, deve rinviare la partenza perché è impossibilitato ad uscire. Per il decoro e la pulizia chiediamo che vengano messi cestini di carta, vetro e plastica per i clienti del mercato, posizionati in zone diverse del mercato. Tali zone potrebbero essere in via Milano, dove al centro del mercato vi è una aiuola, la quale sarebbe anche da sistemare in quanto è molto trascurata. Altra zona dove posizionare dei cestini è il parco dietro al mercato, in via Sossi, dove si potrebbero posizionare anche delle panchine e mantenerlo pulito naturalmente. Questa è un'area veramente bella ed ha un valore aggiunto sia per il mercato sia per la città. Il bagno, sito angolo viale Milano, viale Sossi, è chiuso da anni perché è riversa in pessime condizioni. La porta non si chiudeva, mancanza di finestra e gli scoli fognari che si otturavano ripetutamente lo facevano anche allagare. Chiediamo di poterlo mettere a norma e riaprirlo sia per la comodità degli ambulanti che degli stessi clienti del mercato del venerdì mattina. In quest'area dello stadio durante la settimana parcheggiano i camper. Il problema dei camper è che questa area, non essendo adibita a camper, essi parcheggiano e a volte scaricano i loro liquami sull'asfalto, stagnano e fanno puzza. Quindi si chiede una cartellonistica verticale, divieto di scarico liquami camper o proprio di un divieto camper. Nei mercatini, quelli che si svolgono la sera, sarebbe da controllare la segnaletica verticale per gli orari scritti in essa, in quanto l'orario di fine mercato è la sera a mezzanotte e mezza, ma la segnaletica del comune, in alcuni mercatini serali, il divieto di entrare delle macchine arriva a mezzanotte, creando un pericolo per i banchi mercatali ancora in fase di smontaggio. Si richiede anche una presenza dei vigili almeno mezz'ora prima le mattine che si svolgono i mercati nel periodo estivo, soprattutto perché la mattina nell'area mercatale il divieto per i mezzi parcheggiati parte alle 5, in quanto già alle 6 si possono montare i banchi e i vigili, prendendo servizio alle 6 in comando, arrivano al mercato tra le 6.20 e 6.30 e quindi la rimozione di eventuali macchine a quell'ora crea disagio, oltre che all'ambulante stesso che deve montare il banco, anche agli ambulanti vicini. Nel periodo estivo, soprattutto nel mese di agosto, si possono trovare parcheggiate anche una ventina di auto, quindi provate ad immaginare voi. Si richiede una presenza dei vigili anche durante l'orario mercatale, come servizio checkpoint, punto informativo e di aiuto al pronto soccorso. Il mercato ambulante non va trascurato, perché per le tante persone che lo frequentano e per quelli che ci lavorano è un bel biglietto da visita per tutta la città di Cesenatico. Prossima puntata da Gioia Emilia Romagna. E ricordiamo tutti che il piccolo commercio è il cuore della nostra Matitalia. Quindi le nostre spese quotidiane facciamole nel piccolo commercio. Ciao a tutti!